Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Good Night Milano. Io sono Chiara e oggi qui con me c'è Miriam di Fridays for Future. Come penso ormai sappiate, durante l'anno noi abbiamo seguito i vari scioperi e le varie manifestazioni e anche adesso, anche se la scuola è finita, siamo qui proprio con Miriam per vedere un po' come si evolve durante l'estate e poi durante l'anno queste varie iniziative di Fridays for Future. Ciao Miriam, come stai? Ciao, bene, grazie. Bene, sei contenta di essere qui? Io sono molto contenta che tu sei qui con noi questa sera con noi. Bene. Allora, vediamo un po'. Parlaci un po' di te, per le persone che magari non ti conoscono ancora bene. Raccontaci un po' come mai hai aderito a questi scioperi, come mai non vai più a scuola il venerdì? Io ho aderito a questi scioperi come tanti altri ragazzi qua in Italia, ma anche in tutto quanto il mondo, in quanto si sa che a causa della crisi climatica rischiamo veramente tanto di non avere un futuro e saremmo la prima generazione appunto alla quale viene negato questo futuro. E non è assolutamente giusto, quindi noi ci rifacciamo a questi principi, ma anche ai principi della giustizia climatica, che sarebbe l'equivalente della giustizia sociale, ovvero significa che chi comunque sta impattando di meno o è, diciamo, colui che causa il minor impatto ambientale, è però colui che pagherà di più la crisi climatica. Certo, quindi mi dicevi che tu hai iniziato ad andare a fare questi scioperi, ad aderire, quando esattamente? Il 1 febbraio, e da lì ogni venerdì ho saltato scuola e sono andata in piazza e ho aiutato per l'organizzazione anche dei due scioperi globali. Il primo, che si è tenuto il 15 marzo in tantissime città d'Italia, ma anche del mondo, hanno partecipato da tutti quanti i continenti, quindi inclusa Africa, per far capire l'importanza. Insomma. E il 15 marzo si è riusciti a portare in piazza 100.000 persone a Milano e siamo state la seconda città più grande di tutto quanto il mondo e la prima in Europa. Beh, direi qualcosa di cui essere orgogliosi, sì, insomma, sì. Accidenti. E dopo ci sono state altre manifestazioni così tanto importanti? Sì, dopo c'è stato il 24 maggio, dove qua in Italia abbiamo fatto numeri un po' minori, ma a livello globale in realtà siamo aumentati molto, proprio come quantità di paesi anche che partecipavano e di città. A Milano siamo comunque riusciti a portare il primato italiano con 30.000 persone. Beh, insomma, direi che comunque ormai ha preso piede, sta sempre andando, cioè nel senso sempre più persone aderiscono, immagino soprattutto tanti giovani. Sì. C'è tanta necessità. Beh, meno male, giustamente, direi che come giustamente dicevi tu prima, alla fine si tratta del nostro futuro. Esatto. Soprattutto del nostro futuro, per me, per te, per tutti gli altri ragazzi giovani che ci sono, per cui accidenti, sì. Non è poco. Diciamo che si tratta del nostro futuro, ma in un certo senso anche del nostro presente, perché comunque la crisi climatica sta già avvenendo. Ci sono già tantissime persone che stanno soffrendo, anche qua in Italia, ad esempio a Civitavecchia c'è un numero altissimo di morti per tumore ai polmoni a causa della centrale a carbone dell'Enel. Sì, insomma, questo è un esempio. Direi che comunque non bisogna aspettare il peggio, ma che già da adesso le cose non vanno bene, bisognerebbe solo provare a migliorare migliorarle come state, sì, facendo voi con, appunto, aderendo a queste iniziative. Ma dimmi un po', ci sono nuovi progetti per il futuro già sicuri a cui già possiamo partecipare? Sì, certamente. C'è stata appena annunciata la terza data di mobilitazione globale, che in realtà è un po' confusionario, nel senso che a livello globale c'è la prima data che è il 20 settembre e la seconda che è il 27. Questo perché? Perché in realtà inizialmente si era deciso il 27 e fare uno sciopero sia con adulti che con giovani, e però poi si era pensato anche di fare il 20, in quanto il 23 ci sarà un summit per l'ambiente all'ONU, dell'ONU. E di conseguenza qua in Italia abbiamo deciso di fare non un giorno, non due, ma una settimana di mobilitazione intera, che finirà con il 27 settembre, che sarà la giornata più importante dove verranno tutti quanti i cortei. Quindi questa viene chiamata Week for Future e sarà appunto una settimana di azioni sia di Fridays for Future, ma anche qua in Italia di Extinction Rebellion, che è un altro movimento, e di altri movimenti ambientalisti a livello globale. Quindi insomma un'unione, oserei dire, di tutti i vari movimenti che lottano per questa cosa. Esatto. Bene, quindi ovviamente tu parteciperai a tutta la settimana, immagino, sì, iniziando il 20 e il 27, ma immagino che tu già da adesso stia programmando, preparando tutto. Sì, sì, stiamo già iniziando ad organizzare. Per essere pronti, iniziare col botto quest'anno scolastico, possiamo sì, dire. Sì, esattamente, esattamente. E dici un po', com'è stato
per te affrontare quest'anno scolastico? Cioè, nel senso, andare a scuola tutti i giorni sapendo che il venerdì non saresti andata per un motivo più che giusto, come hai gestito questa cosa? Anche i professori, come si sono comportati? È stato un po' difficile dirglielo all'inizio, nel senso che magari potevano prenderla male sicuramente, mentre invece quasi tutti mi sostenevano, e nonostante io abbia saltato tantissimi giorni scolastici a causa di questi scioperi, comunque sono riuscita ad avere il sostegno dei professori, riuscire comunque con la media del 7. Beh, insomma, quindi direi che senza debiti, ma per alla grande, esatto. Assolutamente, quindi ti hanno appoggiato in pieno, giusto? Sì. Anzi, meno male. Una cosa che ho spesso anche detto ai professori che magari non mi sostenevano è che la mia vita era molto più semplice prima di iniziare a scioperare, ad organizzare manifestazioni e azioni. Beh, certo, come in tutte le cose, una volta che si fa una scelta bisogna portarla avanti al massimo, e si sa che magari implica dei sacrifici, come per esempio essere preoccupati per come andrà l'anno scolastico, chi lo sa, non si sa. Però quando si porta avanti una scelta del genere, ci si crede fino in fondo, alla fine anche le altre persone ci credono con te e ti danno l'appoggio che uno merita, quindi sì, assolutamente, meno male, anzi complimenti veramente, perché per la tua età non è facile, ma per nessuno, per un ragazzo giovane, prendere una decisione così forte, portarla avanti, cioè proprio contro tutto, contro tutti, è una cosa, direi, cioè, da cui prendere esempio, per cui sicuramente... Grazie. Ma figurati, cioè, nel senso, sicuramente tutti, anzi molti più giovani dovrebbero prendere esempio da te e fare tutte queste cose così, con questa passione che comunque vedo che hai. Ma a questo proposito, infatti, molti ti paragonano a Greta Thunberg, immagino. Sì. Com'è per te questa cosa? Cioè, come la vivi? Allora, diciamo che da un certo punto di vista comunque è un grande onore, nel senso che Greta Thunberg è stata la prima attivista in tutto il mondo a iniziare a scioperare, quando io in Italia non sono stata in realtà la prima. Sono semplicemente stata una delle tante ragazze che per vari motivi hanno avuto risalto più di altri. Però d'altra parte di vista non sono sicura di non essere come Greta, per il semplice fatto che il nostro carattere è diverso, l'ho conosciuta, ci ho scambiato letteralmente due parole, però il nostro carattere è diverso, il modo di vivere è diverso. Io mi reputo più che altro una sognatrice, nel senso che sogno un mondo, sogno un futuro e lo voglio e combatto per averlo, però in questo momento il nostro futuro è un sogno e io non so tutti i dati che sa Greta, sono molto meno esperta, lo ammetto. Beh, però insomma... Sono una semplice ragazza di 16 anni. Ah beh, che fa tanto. E sì, quindi però... hai veramente conosciuto Greta? Sì, a Roma durante lo sciopero italiano. Ah, un'altra data, 19... tra le tante, il 19 aprile, sì. Quindi sei andata a Roma e hai incontrato Greta e sì, sei riuscita a parlare con lei a... Sì, mi sono presentata, le ho detto che venivo da Milano e mi ha letteralmente detto: ah, Milano, eravate in 100.000 il 15 marzo, grandi, quindi contentissima. E beh, immagino per te un'emozione incontrarla, sì, e conoscerla. Wow, e ci sono altre date in cui sai se verrà a Milano? No, magari Milano no, però in Italia? No, in Italia non lo so, ancora per un bel po' penso che non tornerà, diciamo che ha tante tappe. Però magari, beh, però qui ci sei tu, e come altri tanti ragazzi giovani, però direi che ne fate assolutamente le feci, le veci, e sbagliando, ne fate le veci, scusami. E beh, ottimo. E cosa fai tu nel tuo piccolo ogni giorno per portare avanti quello in cui credi? Ma nel mio piccolo, allora, diciamo che, come ho già detto prima, ovviamente lavoro per l'organizzazione di tutte quante le manifestazioni, le azioni. Nel mio piccolo intendi anche nel mio modo di fare, certo, di vivere? Assolutamente. Beh, nella mia quotidianità sono appena diventata vegetariana, perché si sa che l'industria dell'allevamento è una tra le cause principali della crisi climatica. E poi vabbè, faccio quello che tutti quanti possono fare nel loro piccolo, quindi riciclo, cerco di comprare meno plastica, anche se in realtà la spesa la fanno i miei, diciamo che gli chiedo. Esatto. Provi a convincerli a, esatto, comprarne di meno. Spegnere la luce sono le solite cose, però a me alla fine piace ripetere che per far parte di questo movimento non per forza devi essere vegetariano, e soprattutto il nostro movimento chiede delle azioni ai governi, alle multinazionali, non chiede azioni alle singole persone, perché se stiamo ad aspettare che 7 miliardi di persone inizino a far qualcosa, siamo già belli che schiattati.
Quindi è meglio che chiedere ai governi, chiedere alle multinazionali in modo tale da mettere delle vere e proprie leggi che possono regolare anche il nostro stile di vita e anche il modo in cui ce lo forniscono. Certo, quindi partire diciamo da qualcosa di veramente grosso, però esatto. Credo che comunque ognuno nel proprio piccolo, già se si muove e fa qualcosa di positivo, direi che non è male, no? Come per esempio dicevi sì, sì. Tu, spegnere la luce piuttosto che non usare meno plastica. No, sicuramente, quello sicuramente, però aspetta ai singoli qualcosa. Individui. Certo, poi ovvio serve qualcosa di grande, di se grosso. Se fai parte di un movimento ambientalista e poi però a casa ti mangi carne ogni giorno, vai in macchina anche per farti 100 metri, sei un po' un'ipocrita, esatto. Però nessuno te lo vieta. Oh, certo, certo. E parliamo di questa cosa, visto che tu adesso ti stai impegnando così tanto, stai lavorando tanto in questa direzione, no? Quindi il tuo presente è molto forte sotto questo punto di vista. Tu ti vedresti con un futuro in politica oppure no? Allora, diciamo che io per un periodo ho pensato che mi piacerebbe far politica in quanto delle mezze idee ce l'avrei su cosa si potrebbe fare, ma anche perché sono abbastanza stufa dei politici che non fanno politica, ma che fanno propaganda e fanno soldi. Certo. Però d'altra parte, dall'altro punto di vista, in realtà il mio sogno sarebbe un altro, ovvero aprirmi magari una fattoria didattica e faccio una scuola agraria, quindi è proprio il mio settore. Quindi direi che... E vivere una vita tranquilla e in pace, come tutti vorrebbero sicuramente. In un futuro che... In un futuro che sia giusto. Sarebbe fantastico se ci fosse. Esatto, e che sia magari bello e giusto per noi. Esatto, però penso che in politica ci dovrebbe andare chi proprio appassionato, chi studia politica. E se ci vai e non la sai fare, questo è il momento della popolazione di ribellarsi. Certo. E forse il mio ruolo toccherebbe più essere questo, quindi il mio ruolo mi piacerebbe rimanesse sempre quello di ribellarmi alle ingiustizie. Sì, diciamo magari far notare. Piuttosto che provare a far qualcosa di buono sacrificandomi. Certo. Sacrificando sì. Quello che vorrei in realtà fare. Giusto, giustamente. Alla fine si può avere sempre un ruolo attivo anche non essendo proprio magari in politica, in questo caso comunque al centro dell'attenzione o di chi prende le decisioni, ma essere quella parte che aiuta a capire quali sono le decisioni giuste da prendere e cosa è meglio fare per la popolazione alla fine, no? Per la comunità, sì. Diciamo così. Beh, bene, direi che insomma, wow, abbiamo un futuro bellissimo, delle persone come speriamo. Te che ci, esatto, che ci permettono di avere che lottano per il nostro futuro, ma come dovremmo fare tutti alla fine, come sì. Tutti siamo chiamati a fare, come giusto che sia. E dimmi, secondo te cos'è la cosa migliore da fare? Com'è che si fa per sensibilizzare sempre più giovani alla fine per questa causa? Beh, penso che un modo per sensibilizzare i giovani sia partire dai vari esempi, quindi semplicemente un ragazzo di una scuola vede che un altro suo amico della stessa scuola viene in piazza a scioperare e lo segue. Certo, magari... E vede che non è una cosa da sfigati come magari si può pensare. Certo, e magari vede che alla fine è un motivo giusto, come dici tu, andarci e non semplicemente esatto. Per salto la lezione perché almeno ho una scusa. Anzi. No, assolutamente non è quello che vogliamo fare. Altri modi sono grazie ai media, infatti noi dobbiamo spingere anche molto i social media, ma anche i media, certo. Affinché facciano letteralmente un bombing di notizie. Noi siamo in emergenza climatica e questa non è ancora sentita però dai media. Dovremmo trattarla come se fosse una guerra, come ha anche detto Greta. Dovremmo parlarne veramente ogni giorno. Dovrebbero essere in prima pagina gli articoli che danno le notizie sulla crisi climatica, su cosa sta veramente accadendo. Abbiamo visto un sacco, tantissimi eventi settimana scorsa di catastrofi che sono successe qua in Italia. Grandinate, trombe d'aria. A Taranto l'ex Ilva, a causa di una bufera, è morto una persona perché non c'è sicurezza e perché soprattutto a causa di un evento, di un fenomeno atmosferico e meteorologico che non è regolare qua in Italia. Certo, e dimmi un po'. E un altro modo ancora invece è fare azioni. Fare azioni che siano toste. Muoversi in quella direzione. Non soltanto manifestazioni, ma delle vere e proprie azioni di ribellione. Certo. E dimmi un po', qual è stata la critica più grande che vi è stata mossa, che ti è stata mossa in questo ambito, in questo caso? Allora, diciamo che ce ne sono varie. Dopo il 15 marzo c'è stato un momento in cui tantissimi media ci attaccavano. Dopo che ci hanno ingigantito tanto per la manifestazione, che era tanto una novità, dopo ci hanno subito attaccato.
c'è stato detto che non che sporcavamo dopo la manifestazione, allora gli abbiamo dimostrato che in realtà facciamo azioni concrete e molte piazze, perché comunque siamo diffusi in tutta quanta Italia, quindi circa più di 100 piazze qua in Italia. Non poco. Esatto, circa molte piazze sono anche andate a pulire delle zone per dimostrare che facciamo anche azioni concrete, che non siamo degli ipocriti. C'è stato detto che lo facciamo per saltare scuola e che in realtà non sappiamo niente della crisi climatica. Mi piace rispondere che io e tanti altri ragazzi abbiamo magari 16-17 anni come età media globale. A noi non spetta così tanto sapere tutti quanti i dati, in quanto questo è compito degli scienziati. Il nostro ruolo è dare importanza invece alla scienza, alla certo. quale i politici devono in realtà rivolgersi, quindi non a noi, non vogliamo far tavoli. I politici devono fare tavoli di lavoro con gli scienziati. Certo, voi dovete solo dare la spinta perché questo esatto. avvenga. E invece la soddisfazione più grande? Soddisfazione più grande? Che è successa a te e che tu senti come tua magari? Beh, per adesso ci sono delle piccole vittorie. Ad esempio qua a Milano si è riusciti a far dichiarare al comune, no, alla città metropolitana emergenza climatica. Ed è una soddisfazione però non così tanto grande, in quanto noi avevamo richiesto dei tempi più ristretti, mentre invece la consulta ha approvato la decarbonizzazione del 50% entro il 2035 e del 100% entro il 2050, e sono tre tempi troppo lunghi. Sì, quello sì, però direi che forse si è mosso qualcosa, no? Si è già mosso qualcosa, perché in realtà tantissime città stanno iniziando a dichiarare emergenza climatica ed ambientale, e già alcuni paesi tipo Inghilterra, Irlanda e Canada hanno dichiarato a livello proprio nazionale certo. l'emergenza. E però non basta, perché una volta che dichiari devi passare anche fatti. Certo. E finché non dimostri, noi siamo in piazza. Anzi, direi... A spingere ancora di più, quindi questo non è assolutamente una vittoria, è un impegno, ancora sì. più grande. Questo sì, però insomma direi che comunque qualcosa si sta muovendo in positivo. Sì, sì, assolutamente, anche il fatto che in realtà i media ne stanno parlando un po' di più, è già una vittoria. Fino a qualche mese fa nessuno pensava alla crisi climatica, ciò che stava succedendo. No, invece adesso vedo che comunque, come dici tu, qualcosa si è mosso, qualcuno sta muovendo, voi state spingendo tanto, sì, per esatto. cui speriamo che tutti questi sforzi... Penso che nessuno si sarebbe mai immaginato questo tipo di mobilitazione, io stessa non me lo immaginavo fino all'anno scorso. Beh, quindi possiamo dire che questa è una soddisfazione, no? Sì, è una soddisfazione. Per voi alla fine. Cioè, vedere comunque così tante persone, sempre di più, sempre più giovani, aderiscono a questa cosa, ci credono, lottano, e che qualcosa anche da parte dei governi si sta muovendo, sempre magari piccolo, però è sempre qualcosa, sempre meglio che niente, no? Non sì. credi? Bene, dai, sono molto contenta. Quindi voi avete una pagina, cioè Facebook, Instagram, sì. su cui seguirvi magari per i più giovani, per trovare le informazioni, certo. sapere esattamente come fare, si dove chiamano muoversi. Fridays for Future Italia, molto okay. banalmente. Immagino, però lo diciamo sempre perché magari qualcuno sì, sì, certo. non lo sa, se l'è perso via, non ha capito bene, può succedere, immagino. Sì, poi ci sono tutte quante le pagine locali, ad esempio Fridays for Future Milano e altre. Cito bene. Milano perché... Perché tu sei ci di Milano. Ci appartengo, esatto. Direi che giustamente Milano, beh, anche perché Milano, come abbiamo visto, anche in tanti anche hanno aderito, come dicevi tu, alle vecchie manifestazioni, per cui... Sì, però che... c'è anche da dire che è molto bello il fatto che invece stiano aderendo tantissimo anche in città piccole, ad esempio non c'è soltanto da vedere la quantità di persone, ma la concentrazione per città. Ci sono cittadine piccole in cui hanno aderito migliaia e migliaia di persone, che cosa che non si è mai vista in città del genere. Beh certo, immagino, anche perché essendo molto piccole uno magari si aspetta che ci siano poche persone, sì, esatto. o che magari aderiscano in pochi, perché più piccole invece a Milano di più. Invece direi che quindi è una cosa che si sta proprio allargando e sta prendendo sempre sì. più consenso. Direi che anche per te è una grande soddisfazione, per te e per tutte le persone come te che ci mettono l'anima in questa cosa. Beh, direi che è positivo, no? Sì. Bene, ti vedo comunque contenta, soddisfatta di questa... Ma sì, molto. Bene. Sono molto soddisfatta, ma in realtà anche molto preoccupata. Come perché mai? I tempi sono molto ristretti. Cioè, dice che bisogna fare di più, secondo bisogna... te? Bisogna... Sì, ovvio, bisogna fare di più.
Sempre di più. Beh, però dai, speriamo che adesso con la manifestazione del 29? 27. 27, scusami. Del 27 settembre, speriamo che sì, quello sia solo l'inizio per andare sempre avanti, sempre oltre, per far muovere un po' di più le cose. Sicuro. In tempo. Poi soprattutto serve ancora più gente in piazza, in realtà anche ogni venerdì, perché non bastano le singole manifestazioni globali, servono migliaia di persone tutti quanti venerdì. Tutti, certo, dappertutto. Sempre, ovunque, in qualsiasi piazza, esatto, oserei dire, no? Bene, bene, allora io ringrazierei tantissimo Miriam per essere stata qui con noi. Ma e per... grazie a te. No, veramente grazie a te, perché credo che sia un argomento molto importante di cui parlare, e una rappresentante così, così giovane, ma che ci crede così tanto e investe così tanto del suo tempo, penso che sia un esempio bellissimo per tutti, per chiunque, piccoli e grandi che siano. Per cui veramente un sacco grazie a Miriam per essere stata qui. Sicuramente ti seguiremo anche nelle prossime avventure, diciamo così, nei prossimi scioperi, nella settimana che dicevamo dal del 20 al 27. 27 soprattutto, ma dalla settimana intera ci saremo, e speriamo che vada bene, che qualcosa si muovi, ma che veramente si muove, che possa essere solo positivo per tutti, per il nostro futuro. No, speriamo. Sì. E noi ci vediamo invece mercoledì sera col prossimo episodio di Good Night Milano, venerdì e lunedì e sempre. Buona serata e grazie ancora. Di niente.